Vi sembra normale buttare un pesce solo perché la data di scadenza ci dice così? E se vi dicessi che esiste una bioplastica derivante da scarti del legno in grado di cambiare colore quando questo va veramente a male? O se vi dicessi anche che queste stesse sostanze possono essere utilizzate per creare dei cerotti intelligenti in grado di accelerare la guarigione delle ferite? Tutto questo è possibile e parte da scarti del legno. Ciao, sono Martina Ferri e ci troviamo presso il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali dell'Università di Bologna. Voglio raccontarvi brevemente due dei progetti che ho sviluppato durante il mio dottorato. Ho lavorato con i tannini, molecole naturali contenute nel legno e per intenderci presenti anche nel vino rosso. Queste molecole possiedono molteplici proprietà perché sono antiossidanti, antibatteriche e molto altro. Una volta estratti dal legno, li ho inseriti all'interno di biopolimeri per ottenere dei materiali multifunzionali e rinnovabili. Il risultato finale è stato in un primo progetto una bioplastica in grado di proteggere il cibo dall'esterno e anche aumentarne attivamente la vita di scaffale. E inoltre che riesce anche a cambiare colore quando questo va male. In particolare, se il pesce inizia a rilasciare ammoniaca o composti azotati, i tannini, grazie a reazioni acido-base, si scuriscono, quindi nessuna data di scadenza, ma un dato visivo e reale in questo momento. Inoltre, in un secondo progetto, i tannini sono stati anche utilizzati per sviluppare degli idrogeli superassorbenti. Immaginate un cerotto che protegge la ferita dall'esterno, ma inoltre che riesce a rilasciare delle sostanze, ovvero i tannini, antiossidanti, antimicrobiche e antinfiammatorie. Così facendo vanno ad accelerare la guarigione della ferita e quindi a accelerare la guarigione della pelle. Insomma, da scarti del legno a un materiale che ci parla a cerotti intelligenti. Se vi è incuriositi ci sarebbe molto altro da raccontare a proposito di questi materiali, ma per oggi mi fermo qui.